Ciao e benvenuti nel nuovo video. Allora, se come me per caso siete degli anni 80, quindi comunque le sopracciglia non sapete più cosa sono perché spinzettate folle, oggi ho pensato di farvi questo video. Allora, io sono sempre alla ricerca di sieri per le sopracciglia e le ciglia che le rinforzino, ma soprattutto che le facciano crescere. Quindi un stimolatore della crescita anche, perché se sono arrivata a questi risultati è grazie a tanti sieri. E quindi li provo nel tempo e ne sto provando davvero tanti. Ce ne sono tantissimi in commercio, alcuni più famosi, altri meno, alcuni molto costosi, altri meno. Quindi ho detto facciamo una carrellata dei più comuni, quelli che si trovano sempre in giro, che però vediamo se funzionano o se è tutta pubblicità. Allora, intanto ve l'ho detto in altri video, uno che mi piace tantissimo, ma che non ho qui materialmente, ma magari riesco a trovarvi una foto e ve la metto, oppure una clip qualcosa, è quello della Mavala, che ha un pennellino che somiglia molto a un mascara, a uno smalto, pennellino, cioè l'applicatore uguale, con il pennellino piccolo. Sembra bianco, ma poi si asciuga. Io lo uso la sera, lo lascio lì tutta la notte ed effettivamente quella ha un buon rapporto qualità-prezzo e funziona. Se vi devo dire, aspettate perché li ho qui. A proposito, sapete tutte le pochettine che troviamo nei canali dell'avvento? Utilissime per dividere i prodotti. Ed se vogliamo dire un prodotto che funziona, ma funziona davvero tanto, io vi ho messo da parte questo mini set che ci era arrivato e avevamo aperto in un unboxing da qualche parte. Questo è un marchio che si trova grande, questo è grande, è un marchio che si trova da Sephora, forse anche su Look Fantastic, ma da Sephora sicuro. Questo era un set con tre prodotti che avevano, aspettate che lo posso anche riaprire adesso ed è così ve ne parlo, perché ve ne parlo veloce veloce veloce. Perché è un marchio costosissimo, ma davvero costosissimo. E questo mini set vedo che esce ogni tanto su Sephora, lo mettono in promozione, magari con una promozione o con uno sconto, questi piccolini, ma quello full size costa tantissimo. Allora, qui abbiamo, ecco, c'è quello per le ciglia. Quello per le sopracciglia, esatto, brown, che è fatto così a pennellino. E poi c'è il mascara che doveva essere rinforzante con vitamine. Ve lo dico subito, il mascara non mi è piaciuto proprio per niente. Il siero per le ciglia funziona, funziona effettivamente. Sono più robuste e si spezzano meno andando a struccarle perché il mascara lo metto tutti i giorni. Il siero per le sopracciglia, i prezzi ve li dico dopo, prima vi dico il siero per le sopracciglia di questo. Funziona da paura, funziona non solo benissimo, ma se andate dopo un paio di applicazioni, se sbagliate, sbordate oppure lo fate in un punto diverso e non lo pulite subito, vi cresce il peletto, cioè vi cresce. Quindi c'è una cosa, non credo di aver mai visto un prodotto del genere, però qui l'avevo messo da parte perché ho segnato i prezzi, perché ho i... Allora, quel set piccolino che avete appena visto viene 68 euro, però ci sono i tre prodotti. Se no, abbiamo il mascara, escludiamolo, il mascara posso anche dirvelo, 5,6 grammi, 25 euro, ma a me assolutamente non mi è piaciuto, non sembra che non faccia davvero niente, ce ne sono tantissimi altri. Andiamo con le ciglia, allora abbiamo lo 0,7 ml, che è quello che abbiamo visto, 24 euro, se no il 4 ml, che è il 4 ml è per
25 giorni di applicazione. Quindi quello grande che fa neanche un mese, 120 euro. Andiamo con le sopracciglia. 1 ml 24 euro, 3 ml un mese di applicazione, 70 euro. Il fatto è questo, costa tantissimo, ma funziona, sì, alla grande. Se volete un investimento, magari con uno sconto da Sephora, considerate quello. Però io ho detto, qui ne parlano tanto di tanti altri, proviamone qualcun altro, magari ci sono vari sostituti. Quello di Mavala, che non ho qui, ma che vi ho già parlato, quello di Mavala ci vuole costanza, non è così immediato, ci vuole costanza. Quello di Mavala e tutti quelli che vi mostrerò adesso, ci vuole costanza. Vedete dei leggeri risultati dopo 10 giorni di applicazione, non è così immediato, ma forse è anche troppo potente quello di grande. Gli altri ci vuole 10 giorni, una settimana, applicato costantemente. Io la uso la sera, così tutta la notte resta su. Alla sera, 10 giorni, vedete i risultati, tranquillamente. E durano anche un pochino di più. Un mese di trattamento, un mese e mezzo, lo fate tranquillamente, se siete costanti, per vedere i risultati. Ma adesso iniziamo. E ho detto, voglio provare il super low cost. Questo è il Super Boost Lash & Brow Serum di Catrice. C'è, ne esistono tanti, ne esistono Essence, Revolution, ormai tutti i marchi lo fanno, e allora ho detto, lo voglio provare. 6 ml, 5,95 euro. Dai 120 euro ai 6 euro. Quindi ho detto, lo proviamo. Allora, cosa vi posso dire? Non è malvagio. Se volete magari solamente andare a chiudere un qualche peletto oppure solo rinforzarle un attimo, non è malvagio. In qualcosina si nota, non è dire acqua fresca, no, assolutamente. Non ti farà crescere sicuramente i peletti che non ci sono, ma quelli che già ci sono li rinforza ed sono un pochetto più lunghini. Quindi per ciglia e sopracciglia non fa miracoli, ma non è neanche malvagio come potevo aspettarmi, quindi fateci un pensierino e io intanto lo appoggio. Allora, altri due, ultimi due che ho testato nel momento, super chiacchierati, super pubblicizzati, super, super tutto. Questo è Airburst. Airburst è famosissimo per le sue vitamine, per capelli, per anche altri prodotti. Verrà, ne parlerò sicuramente, ne ho già parlato, forse ne ho già parlato, non mi ricordo, e comunque sia, sì, ok, ma tranne il prodotto per volumizzare i capelli, che quello io adoro, quello lo adoro tantissimo. Ecco, ve ne ho già parlato, perché ho parlato del prodotto per volumizzare i capelli alla Francesca Cacace. Questo è il siero, Lash & Brow Enchanting Serum, siero sublimatore, ciglia e sopracciglia, la confezione è un 9 ml e il prezzo è di 42 euro. Sul sito fanno degli sconti periodici, quindi potete tranquillamente cercarlo sugli sconti, perché c'è. Questo dura un bel po', l'applicatore è diverso perché è fatto proprio a mascara che va a prendere bene le ciglia e pettina anche bene le sopracciglia. Allora, l'applicatore mi piace, anche se è un po' grandino, cioè va bene per le ciglia, ma per le sopracciglia andiamo ad applicarlo anche intorno, dove magari non vogliamo. Cosa vi devo dire? Funziona. Cioè, costanza, costanza è la parola chiave, perché ci vuole costanza, ma dopo giorni, 10 giorni più o meno, diamoci un range di 10 giorni, vediamo la differenza, cioè quelli che ci sono più lunghi e vediamo che ne spuntano anche degli altri. Quindi funzionare non posso dire niente, funziona assolutamente. L'unica particolarità che devo dirvi è che se, soprattutto ecco perché dicevo che preferisco il pennellino e non l'applicatore, perché se andando a pettinare le sopracciglia
tendo un pochino a sbordare dove non c'è il pelo da far lavorare, dove lui non può lavorare sul pelo, va a lavorare sulla pelle, nel mio caso, e mi trovo dei brufolettini, ma piccoli, proprio sotto pelle. Stando attento, smettendo l'applicazione, vanno via subito. Però è come se non trova un pelo su cui andare a fare efficacia, allora va sulla pelle, cioè si dedica a lavorare sulla pelle. Cosa ho fatto? Perché è un prodotto che è valido, io non dico col cavolo, ma anche no, l'ho travasato in un applicatore che avevo ed è vuoto e pulito, di quelli con il pennellino piccolo, in modo che posso andare a essere più precisa. Detto questo, fine applicazione, perché ora è proprio finito, a fine applicazione sono dovuta andare a tagliare le sopracciglia troppo lunghe, perché si erano allungate. Quindi che vi posso dire? Funziona, assolutamente funziona. Ultimo di questo periodo, ed è sinceramente devo dirvi che è quello che ho preferito, di Vera Lab. Lui si chiama Vera Pump. Io il marchio Vera Lab lo sto scoprendo, riscoprendo e apprezzando molto. Per via di tutta la sua politica, per tutta la sua filosofia dei prodotti, ci sono prodotti che mi piacciono, altri che non mi piacciono e ve ne ho già parlato, non c'è problema a dirlo. Questo in questo caso 8 ml 22 euro. È questo qua, vi posso dire che l'ho già ricomprato. Ha l'applicatore in spugnetta, quindi è facile da applicare, si può tamponare sulle ciglia, basta solo una specie riga di eyeliner sulla ciglia e non cola, ma nessuno di questi colava a dire il vero, quindi non è un vostro problema. E mi piace, cioè mi piace, funziona. 10 giorni, sempre i classici, qui ci vuole costanza. 10 giorni si vedono i risultati, sono davvero più lunghe, più forti, le ciglia sono più forti e vedi che quando ti vai a struccare ne perdi molto meno, ne perdi meno. Quindi la differenza in questo punto si vede per le ciglia. Per le sopracciglia e funziona anche qui. A me le fai i buchetti me li chiude, quindi sì, funziona. Un prezzo che ci sta, come abbiamo detto, 22 euro. Un prezzo che ci sta, una confezione che ci sta. Mi piace, a mio avviso ed è promosso e funziona. Non vi dico provate questo, ed è perché anche se io non ci guadagno niente, quindi è un prodotto valido, posso dirvi. Ed a me è piaciuto. Ad alcune ragazze ho letto che non sulle recensioni che non è, per loro era non faceva niente. Non lo so, a me ha funzionato. Quindi vi posso dire su di me. Oltretutto è un Made in Italy, che aiutare il Made in Italy non è mai male. Se vi sta antipatica la fondatrice, non compratelo, compratene altri. Il prodotto è valido, sicuramente questo sì. A me piace l'ho ricomprato perché funziona ed è proprio che sia un buon compromesso tra un prezzo altissimo e un prezzo troppo basso. Costanza è la parola chiave, però un mese e mezzo di applicazione, poi potete fare uno stop anche di qualche settimana ed vedrete già la differenza dal prima al dopo, che quando lo usavate come erano e quando l'avete smesso, quando finirà il trattamento, che tornano come erano prima, insomma, un po' un casino, però comunque sia si vede la differenza. Basta. E questo era tutto. Allora, fatemi sapere se ne avete altri da consigliarmi che funzionano, perché sono sempre alla ricerca di prodotti soprattutto per le sopracciglia, ma anche per le ciglia, perché anche se le ho normali, non sono lunghe, non sono rade, normali. Usando il mascara quotidianamente, un pochino di rinforzo ne hanno sempre bisogno. Spero vi siate un pochino utile, vi sia tenuto un pochino di compagnia e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!